Oggi, come di consueto, abbiamo fatto la paniscia a conclusione di questi 2 mesi dell'estate. Ancora faremo qualcosa fino a domenica prossima, però tutti si aspettano questo finale con il nostro piatto novarese. Stiamo vedendo anche gli altri servizi delle altre città, una città che raccoglie un maggior numero di anziani, gli altri magari sono organizzati in piccoli gruppi, qui invece si trovano più persone e hanno modo di stare insieme, di comunicare di più e sono felici perché la compagnia è quella che li rende meno pesante l'estate in solitudine. È una bella iniziativa che possiamo dire che è diventata una tradizione tipicamente novarese. È un luogo in cui le persone tutti i pomeriggi fino alla sera possono incontrarsi e possono trovare un momento per stare insieme, vivendo delle iniziative comuni. E a me pare che anche quest'anno, nonostante qualche problema che ci sia stato a livello meteorologico all'inizio di agosto, che ha comportato anche un intervento da parte degli uffici tecnici del comune, l'esito di questa iniziativa è altamente positivo. A Novara durante tutta l'estate si è garantito uno spazio per gli anziani, a Novara tanti anziani hanno potuto trovarsi, hanno potuto vivere delle esperienze insieme. Hanno potuto partecipare anche delle gite fuori città, visitando altre città. L'impegno che noi ci proponiamo è quello di andare avanti, perché è diventata una bella tradizione, perché riteniamo che sia utile per la città. Certo, non possiamo pensare che la politica per gli anziani e per la terza età si riduca e si esaurisca con questa iniziativa. Abbiamo molte altre iniziative in campo con tutti i nostri operatori del comune. Certamente questo per l'estate è un momento molto importante che noi vogliamo portare avanti a tutti i costi.